Siamo su Mortal Kombat 5 e siamo pronti per affrontare un'altra partitozza online, e questa volta nei panni del riconitore, in particolare con il petardo. Quindi andiamo a farci una partitozza, vediamo subito su che mappa capitiamo oggi e innanzitutto se siamo pronti per scendere in battaglia con quest'arma di prestigio. È da tanto che... conversione, da tantissimo che non esce questa mappa, ma veramente tanto. Non so voi ragazzi da quant'è che non esce, ma da me è veramente tantissimo. Comunque, non ci spaventiamo, siamo pronti per scendere in battaglia, la partita è appena cominciata e... ok, si parte ragazzi. Devo abituarmi col ricognitore perché il ricognitore è l'unico soldato che praticamente cammina sui pattini. Per modo di dire, sui pattini, ragazzi, nel senso che si muove in una maniera molto fluida, cioè praticamente non si capisce se cammina o sta strisciando i piedi. Vieni bello, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok, ti mancava l'1% per morire, ma ti vengo a prendere, non ti preoccupare. Attenzione, siamo a 3 uccisioni. Bello, bello, bello. Attenzione. Ui, vuoi morire? Che cazzo? Eccolo, eccolo, eccolo. Il comando. Arriva il comando della situazione. Qui, con la sua pistolina e il suo scudetto. A ripararsi. Attenzione. Ma ce la facciamo ad ammazzarlo questo? E muori, ti pianto il caricatore della mia arma nella testa, non hai capito? Ti va bene così? Sei tu quello di prima? Sei tu quello di prima, ragazzo? Vieni qua, dove stai? Dove stai? Sei sparito, ecco che stai facendo il giro, stiamo facendo il giro tondo, ragazzi. Stiamo facendo il giro tondo? Dove sei finito? Dove sei finito? Giro, giro tondo? Vieni qua, bello. Non ti preoccupare. Che il tuo scudetto... Guardate qua, guardate qua, guardate qua. Guardate qua, l'ingegnere. Scherzo. Ok, siamo a 6 uccisioni ragazzi e 3 morti. Ci stiamo comportando abbastanza bene con la classe riconitore, che da tantissimo che non utilizzavo, e devo dire che non è male. Non è per niente male. Eccolo qui il nostro scudo magico. Dove sei? No, per pochissimo. Ah, hai ricoperto dallo scudo. Ecco perché mi hai fregato. Ero convinto che fossi a volto scoperto, sinceramente. E allora è per quello che ci sono andato così tranquillo, faccia a faccia. Oh, oh, qui ci abbiamo un altro riconitore. Riconitore, riconitore. Colpo alla testa, bello. Colpo alla testa. Attenzione che da dietro mi sparano. E muoviamoci un po' a zig zag, ragazzi, visto che abbiamo una velocità supersonica. Ma non è bastato questa volta, perché davanti a noi c'avevamo un tipo cazzuto che è riuscito ad avere la meglio. Ma noi non ci spaventiamo e adesso andiamo a caccia. Andiamo a caccia di altra gente. Eccolo qui uno, ragazzi. Eccolo, corri più veloce. Corri, corri, corri. Eccolo, 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 ragazzi. Eccolo, eccolo. Non se ne è accorto di noi, non se ne è accorto di noi. Gli lanciamo una granata qui sotto, che ne dite? Uccisione esplosiva! Era andato via e poi è tornato. Ma era meglio che te ne andavi, bello, perché questa volta hai trovato il pane per i tuoi denti. Ciappa questo. Ciappa questo, l'immortacci tu, mescolatore. 0% di energia, gli mancava praticamente che gli soffiassi a mo' di candelina e sarebbe sceso per terra come un pero. Ma anche questo, con la FHG14, mannaggia, oh, questi pistoleri scatenati qua riescono a volte a fare dei numeri che i mortacci loro.
C'abbiamo uno di qua che sta per sbucare fuori. Sbuchi di qua, sbuchi di qua. Dove vai? Dove sei? Dove sei? Attenzione, attenzione. Eccoti qua, eccoti qua. All'inseguimento. Pronti ad inseguirlo. Dove cazzo corre questo? Sta facendo la campestre, sta facendo. Pure noi, eh. No, li mortacci tu, l'ha ammazzato lui. Dove cacchio è andato questo? Non ci sto a capire più niente, raga. Si muove come un fulmine questo, che non si capisce niente, mannaggia la miseria. Vieni qua. Vieni qua. No, ma perché me l'hai ammazzato tu, cazzo? Partita terminata, ragazzi. Si conclude così questa partita. 8 uccisioni, 8 morti con il petardo. Arma esplosiva. Il bello di quest'arma è che ogni volta che carichiamo l'arma, praticamente lancia il suo caricatore facendolo esplodere. Chiaramente più proiettili ci sono rimasti al suo interno, più l'esplosione sarà grande. Quindi se avete notato quando, vabbè ormai lo sapete tutti ragazzi, però se avete notato, per chi non lo sa, quando noi proviamo a caricare l'arma anche ad arma carica, lui butterà l'intero caricatore per terra facendo l'esplosione massima, cioè con pieno di proiettili. Comunque, cosa volevo fare, ragazzi? Volevo farmi una partitozza VIP prima di completare questo video e vedere cosa riusciamo a combinare se siamo in in squadra. Quindi siamo nel cantiere, siamo pronti per scendere al lavoro e via di petardo. Siamo pronti, ricognitore in campo, si scende, via. Ok, partita appena cominciata. Avevo visto qualcuno di qua, no, eh? Veloce, veloce, veloce. Visto che siamo veloci, andiamo direttamente all'obiettivo, cioè al VIP, ragazzi. Eccolo il VIP. È lui, è lui, è lui. È lui o non è lui? No, non è lui. Carichiamo l'arma, lanciamo. Attenzione, dietro di noi. Dietro di noi, ragazzi. Lanciamo la granata qui per terra. Vediamo se ce la facciamo contro i nostri avversari. No, arrivano belli potenti, cazzuti. Uno col coltello, uno col fucile. E erano pronti a scannarmi. Nonostante che non fossi VIP, hanno pensato bene di fare una retata. Ok, va bene. Ora sono io il VIP. Facciamo attenzione. Io faccio sempre attenzione a non inciampare per terra. Uccisione, VIP eliminato. Grande, bello. Ok, attenzione, carichiamo l'arma. Però io non mi va di stare fermo, ragazzi. Io voglio andare a caccia del VIP. Anche se sono VIP in questo momento. Ti seguo le gambe, te. Ti seguo le gambe, non hai capito? Te con quello scudo. Mi piace ammazzare i commando, ragazzi. Mi piace. Ok, oh cazzo, c'è qualcuno che ci spara questa volta. C'è qualcuno che ci spara, c'è qualcuno che ci spara. Vediamo se riusciamo a smazzare sto Babbo Natale qui, ragazzi, ce la facciamo al pelo. Ecco che ne arriva un altro, ragazzi, ecco che ne arriva un altro. Di fronte a noi, di fronte a noi, di fronte a noi. È lui il comando, è lui il comando. Attenzione, ci fanno secchi. Siamo 38 a 17, manca veramente poco ormai. È un attimo concludere queste partite VIP, ragazzi, sono veramente veloci, soprattutto quando troviamo. Oh, eccolo, eccolo il VIP, ragazzi, l'ho appena intravisto. Andiamo subito a prenderlo, andiamo subito a prenderlo. Eccoti qua, eccoti qua. Chi sei tu? Babbo Natale, VIP e tutto insieme, anche comando. Cos'hai? Lo scudo, il sacco, tutto c'ha. Tutto c'ha, uccisione, VIP eliminato. Bam, anche un'esplosione in faccia, in face. Ok, oh eccolo, ecco il comando voglio io. Il comando voglio io. 49-23, partita completata. Ci siamo fatti una bella vittoria, li abbiamo praticamente smerdati questa volta. Vediamo cosa abbiamo combinato noi, guardiamo le statistiche un attimo. Ok, e siamo sul podio. Quindi siamo al secondo posto e ci becchiamo anche un bel pacchetto che andiamo a spacchettare immediatamente. E 6 uccisioni, 3 morti, va benissimo, usciamo e andiamo a vedere di che cosa si tratta questo pacchetto. Sarà nulla di importante, ragazzi, però
Avevo pensato di spacchettare, al posto di metterli tutti quanti insieme, questi pacchetti, e far passare dei mesi prima di riuscire a spacchettare, avevo pensato che ogni volta che mi esce un pacchetto nuovo lo andiamo a aprire insieme subito e così vediamo di cosa si tratta. Anche se si tratta di cavolatine, però li andiamo a vedere subito immediatamente. Quindi andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Ah, abbiamo 4 pacchetti, non sapevo neanche di averne altre 3. Ok. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Niente di buono, ragazzi. E questa qui ce l'avevo già, non capisco perché me la dà. Comunque va bene. Andiamo a vedere. Attenzione, attenzione. Infiltrato, nucleo di supporto. Apriamo il prossimo. Cosa abbiamo qui? Abbiamo sempre roba che già abbiamo. Abbiamo il bruciatore versione 1, che già ce l'ho. Poi, nulla di nuovo, insomma, ragazzi. Nucleo di supporto, miglioratore. Vabbè, niente di buono. Ok, abbiamo capito. Niente, ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Vai, prendiamo un pacchetto arma, visto che ci siamo. Pacchetto arma a volontà. Beh, dai. Per mescolatore e per LSN25B. E il resto polvere di diamante. Niente, ragazzi, concludiamo qui questa partita e mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento. Tanti pollici in su per chi è piaciuto il video, chiaramente. Grazie a tutti del vostro ascolto e alla prossima. Ciao a tutti.